Ben arrivati, bentornati o oh, Benchmark a tutti voi. Io sono Flavio e anche oggi giochiamo Pauper per quella che sarà una buona serie di video, magari intervallati con qualcosa di altri formati. Che ci porteranno da qui al Pauper gaddon in preparazione dell'evento, ma non solo. C'è anche un altro evento a cui ci prepariamo, che sarà il 12 marzo, eh, al labirinto di bollate, in cui si potrà, eh, si potrà ottenere un bye proprio per il Power Ghetto che sui tornei da 10 turni vi giuro che giocarne uno meno può fare un sacco la differenza vi lascio il link in descrizione dove potete trovare il modo per iscrivervi e tutte le info del caso perché ve lo dico perché io insieme all'ottimo Alessandro Saponara sarò il commentatore dell'evento potete trovare potrete poi trovare anche i link dove seguire lo stesso evento sempre ehm, nella pagina di Facebook dedicata, che vi linko in descrizione, che vi linkerò dai vid nei video da qui al 12 marzo. Per evitare che ve lo perdiate anche quello di altri formati quindi mi raccomando se siete interessati a ottenere un buy venite a giocare perché si vince buy per il Power Gaddon più l'invito il, il vincitore si porta a casa anche una buona tra altro una buona un buon numero di store credit e ehm, l'invito al Power Player of the Year 2023 altrimenti ci sono altre cose che si possono vincere ma se non doveste essere non doveste avere la possibilità di, di andare a giocare l'evento mi raccomando seguitelo sui canali sul canale live Twitch del Labirinto che troverete nell'evento di Facebook tutte queste belle, grandi, care cose. Ve lo ripeterò tutte le volte, devo ideare un modo di dirlo in maniera carina, ma ve lo dirò tutte le volte. Oggi giochiamo BG Brasilian Mono Black, possiamo dire tranquillamente perché questa è una classica lista che giocherebbero i giocatori brasiliani su MTGO. È un midrange che sfrutta la meccanica iniziativa, mh, per, diciamo midrange control che sfrutta la dinamica iniziativa. Per cercare di andare a creare dei micro vantaggi sul board fino ad arrivare a un punto della partita dove non, ci, non è più possibile recuperarci, giochiamo 21 land, una Barren Moor come sai, con land doppia Bojuka Bog in combinazione con Golgari Rothfarm per permetterci di esiliare il cimitero degli avversari. Rotfarm che va molto bene anche con Calm Garden per fare dei blocchi ogni tot, dei blocchi. Ho delle creature da sacrificare di Deadly Dispute o Reckoner's Bargain Mono Foresta che insieme alle due Golgari e quattro Calni è la settima fonte di verde del nostro mazzo, verde colore splesciato soltanto per Avenging Hunter main deck ma comunque molto importante. 2, 4 6, 7, 8 paludi e 3 volto of whispers per andare a, a avere a disposizione eh, dei target per bargain e disputa anche a board vuoto, poi abbiamo 12 creature e sono 4 avenging hunter come abbiamo detto, droppa 5 verde con trample 5 e 4 che ci permette di andare in iniziativa una gurma per fare value col cimitero, triplo crypt Rats, fantastico con monocopia di unexpected funks che giochiamo main deck ma comunque Molto buono per vrattare i board dove sia necessario 4 per di Guildsworn Prowler Non ho idea di come si chiama in italiano Spero che abbia un nome più carino di questo da pronunciare Un drop 2 di Baldur's Gate Un Tiefling Rogue Assassino non mi piace il tifling, su quella sottoclasse avrei fatto un è Troppo classico, un mezz elf, un alfing vabbè comunque. Ehm, 2-1 Deadly Touch che se muore quando non sta bloccando ci fa pescare una carta. Quindi in realtà con Deadly Dispute è come eh, parlare di Unicorn Wellspring che giochiamo anche lui in quattro copie in questo mazzo, molto interessante da saccare con Bargain Dispute nel caso ci serva. Doppia copia di Blood Fountain che fa value sia col blood token sia per riproporre una recursion dal cimitero. Mono copia di Unexpected. Funks main deck contro Mono Red principalmente, ma comunque ci può aiutare in qualche race particolare. E poi una serie molto interessante di removal. Ne abbiamo 12. Giochiamo 4 di queste a costo 0, che sono due snap out. Paga 4 vite se controlli una palude invece di pagare il suo costo di mana Distruggi una creatura non nera e non può essere rigenerata. 4 Spinning Darkness. Puoi esiliare le prime 3 carte nere del tuo cimitero. Invece di pagare il costo di male di questa spell, fai 3 danni a una creatura non nera e guadagni 3 vite. Molto importante che quando giochiate questa carta dal vivo non andiate a toccare il vostro cimitero. O meglio, non andate a cambiare l'ordine delle carte del vostro cimitero perché nel caso voi abbiate nella lista una Spinning Darkness e per sbaglio un judge passa e vede che in un momento avete al cimitero Crypt Rats, Deadly Dispute e Chainer's Edict... E dopo ripassa e quando state tirando Darkness vede che quel Cinder Sedict lì è stato spostato sopra, cosa ne so, una seconda del dispute, succedono cose a livello di, di warning e quindi non vi conviene cambiare l'ordine delle carte. Perché lo dico non per malizia, ma perché normalmente non ci facciamo caso, dato che non è una cosa così rilevante nel nostro formato. Però... Con questa carta state particolarmente attenti. Triplo Chainer Sedict, la lista che ho preso originariamente è praticamente 74 su 75, è uguale. Eh, da una lista che ho trovato su Twitter. Um, triplo Chainer Sedict al posto del 4 x per mettere un suffocating Fumes main deck che mi sembra sempre più comodo contro eh, Mono Red, però si sa mai nella vita quadruplo cast down perché la remove al migliore del formato secondo me da sempre a parte vabbè contro il nostro simpatico guardian of the guild pact per cui però abbiamo triplo Chainer's 6, quindi ci sta la side è divisa come sempre nei matchup che vuole andare a prendere abbiamo 7 carte che possiamo sideare in contro monored e sono doppia copia di nausea prendiamo quella con l'art bella um, una copia aggiuntiva di unexpected funks e 4 weather Storm. non so se bastano però noi ce ne abbiamo Quattro carte fisse per affinity che sono 4 return to nether che prendono sia eh, gli artefatti che gli incantesimi che eh, danno fastidio su Blood Fountain. Poi abbiamo carte varie. Doppia coppia di durezza, che va a prendere tutti i matchup, combo e col blu, e spell eh, Spellbomb per chi passa dal cimitero. In realtà, usa è applicabile anche in altri matchup che in questo momento del meta non si vedono moltissimo, tipo elfi o mono white anche può, può offrire questa carta. Vediamo un po' come va la League. Giusto, però, ho fatto appena appena 5 partite. Quindi, non è che sono ancora un esperto. No, non è vero. Sono un esperto del mazzo. Dopo 5 partite, sono un esperto del mazzo. Prima partita contro un fan di eh, Evidentemente dal nick di Homer Simpson. Ma questa mano è kippable. Secondo me, peschiamo 3 guadagnando 2 vite c'è un po' di cimitero per la nostra simpatica gurmag, abbiamo Snaffout attivo, <coughs> da turno 3 anche Cast Down, ci sto. Sciestu, giochiamo contro un Mono Red, fantastico. Snaffout, esattamente la carta che vorrebbe, beh ma ce l'aspettiamo di incontrarli, non è che non ce l'aspettiamo. Terra, ah, carny Garden, beh, beh, beh. carny Garden non è male, tanto con lo Snaffout non credo di volerlo tirare, Gatto si è svegliato, molto bene, sappiatelo tutti, è arrivato urlando. Poi noi di, secondo, di terzo possiamo fare... Ghi, ciao! 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 Guildsworn più eh, una Call Garden, diciamo... Sì, giusto? Ah, ma è Goblin, non è proprio... Ok! Ok! qua ecco, facciamo Guildsworn. Che in realtà potevamo fare anche la nostra Eagle Warsling, ma lui ci servirà per guadagnare delle vite con Bargain, insomma, che cacchio ne so, cose così. Vediamo, nel caso ce la voglia buttare comunque eh, ci fa pescare una figurina quindi a noi va bene lo stesso E il turno dopo possiamo fare Wellspring con Bargain indietro. Diciamo che questo Snuff Out non è proprio IEA. Yeah. Ok Qua pariamo con il nostro Plant Token abbastanza facilmente secondo me Vai qua in realtà potrei anche fare prendo uno faccio removal sull'altro bargain e poi avrò il mana per fare sì guadagno 3 pesco 3 faccio removal su un pezzo mi tengo snuff out dietro sì, che non è pazzesco quello snuff out ripeto però se guadagno 3 mi costa una vita più o meno va quasi bene va mezzo bene Oddio, non so se voglio fare... Ah sì, credo di farlo, sto cast down qua. Aspetta, facciamo così. Pesco 3, guadagno 2. Ok, un altro Prowler, non è male. Prendo 0, sto a 19, vai. Facciamo un po' di cimitero per la nostra Gurmaga anche. Lui gioca um, Tribale Vampiri. Tribale Vampiri è una cosa forte. Io qua voglio fare questo. Così. Ah, Spinning Darkness, molto bello. Adesso posso fare il doppio removal senza sentirmi in colpa. Tra l'altro, pagandolo gratis. Ops, aspetta però. Spinning Darkness mi costa un botto a livello di eh, Gurmag forse faccio lui però guadagno 3 potrei anche ritardare quella Gurmag senza troppi problemi Sì. una carta al cesso comunque non è che non ne abbiamo di mana eh cioè abbiamo 2, 3, 4, 5, 6, 1, 7 cioè il prossimo turno possiamo farlo uguale Stiamo a 17 Vai pure Una volta che abbiamo Gurmag in mano Che fa un po' di race Secondo me andiamo via più tranquilli Qua verrà la terra lui no? No Grazie Questo è un ottimo modo per battere Monored Non fargli pescare le lande Bravi Ricordatelo sempre Se volete vincere contro Monored Lui non deve pescare le lande E possibilmente non vedere neanche le monasteri addirittura un mano in più ho pagato lasciamo questo perché potenzialmente con Blood Fountain vogliamo andare a riprendercelo cominciamo a minargli forte vai certo è che se vede la seconda landa comunque dobbiamo giocare un'altra partita di Magic lui cioè ha i Blood Token non li vuole saccare non ho capito perché ciclo sparo quello facciamo un blocco attacco per 7 vai incredibile doppio snap sarà un side out chiaro quello, quello snap out eh? cioè proprio spoiler lo sai dove fuori Goblin Sledder, cioè lui gioca a Tribale Vampiri Goblin e Mogrider Rider che sono la stessa roba praticamente. E noi facciamo un Cener Sedict. Poi abbiamo 2, 3, 4, 5. Non possiamo fare flashback, però possiamo amenarlo con questo. Tengo indietro il Prowler. In realtà, non credo di parare con Prowler. 2, 3, 4, 5, 6, no, confermo. Non credo di parare con Prowler, parerò con Plant Token. Però, nel caso. Non più che altro vorrei vincere indietro, quindi. Vediamo, eh. Magari giustamente lui fa dei pezzi anche. Qua, suffoca te. In... Quello teoricamente non può farlo, meno male perché erano due pezzi. ok, ce la siamo vinta, cosa pescavamo? beh, cast ci dicevamo indietro ok, ok, allora beh, allora mi sembra che nausea e... cioè le due nausea e fang... minchia, quanti costi diversi ha questo mazzo? così, ok le due nausea e fangs siano buone e anche le quattro weather the storm a pelle togliamo doppio snuff out secondo me è uno dei pezzi che ci dà iniziativa Chainer Sedict non mi piacciono assolutamente in questo matchup Quindi ritaglio perché lui se già fa un token Chainer fa schifo veramente tantissimo E vogliamo togliere anche una Blood Fountain secondo me Perché non è che abbiamo tutto il tempo del mondo Abbiamo Doppio Fangs, i pezzi li abbiamo quasi tutti Abbiamo Cryptrazzi. sì dai va bene così Per me va bene così Amico Caro Ah bravo che submetti subito anche tu e non mi fai parlare a caso come negli ultimi video Che cazzo era un casino Ok Beh, non possiamo tenerla questa mano Lui inizia con 7 Quando Monored inizia con 7 C'ho sempre un po' di ansia Secondo me via Bloodfountain Se riusciamo a fare Cryptrats più Unexpected Funks riguadagniamo un tot di vite In più abbiamo Weather the Storm Ok Voldare e Epicure No, Founder Street Denizen Che comunque Non è male Bojuka Bog Nel caso E vai Vediamo un po' che ci proponi Ti prego fammi pescare nausea Perché già far di nausea Su doppio pezzo così Con il denizen in campo è figo Anche removal per denizen non mi fa schifo Cul dota Ti prego fammi pescare nausea 5, turno 2 che non è proprio poco Considerando questo pezzo in campo e palo è Vero che se riusciamo a fare Crypteraz ragazzi su sto board clamoroso eh però dobbiamo arrivarci calmi non è proprio quello che volevo c'è da dire che ci dà la possibilità il prossimo turno di fare Torca miseria Ok mm. Calmi farà un blocco Eh però Target creature Torca miseria Eh no ci serve un removole adesso Spinning darkness non è quello che volevo Qua Peschiamo nausea eh, pesco 2 faccio token. Eh, allora, se guadagniamo 6. Sei... Io qua guadagno 6. E lui ne ha sul campo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Potenzialmente gli facciamo nebbia a sto giro. Non è una cosa fantastica, però è provare a sopravvivere. Se Pesculando è stampata posso fare Cryptraz. Vediamo, vai. Eh, lui è partito forte questa partita. Non avevamo un removal subito per quel Denizen che ci ha un po' fregato. Sì. Che altro poi non riusciamo a mettere abbastanza carte nere al cimitero. E cosa fai? Ok. Adesso abbiamo tre out che ci... E evitano di morire perché lui non ha la seconda montagna molto bene oh beh, anche l'anda stappata va bene facciamo o l'anda stappata o nausea o unexpected fangs dobbiamo farlo sempre comunque nel nostro che lui non muore dall'inespected fangs e lui salva un altro pezzo e eh no target creature quindi in realtà ne salva un po' più di pezzi vediamo un po' terra stappata facciamo questo magari lui stacca No, ma siamo morti in questo game. Siamo veramente molto morti. Perché tanto andiamo a 5. Questo si salva, ce ne fa 3. Soltanto lui. Lui qua sacca un pezzo. Fa lui. Sì, no. Siamo morti. siamo morti We are dead. Target creature. Target creature. Sì, sì, siamo morti. Siamo morti. Perché tanto sono 3, 4, 5. Ne salvo un altro 6. Ok, continuo a pensare che vada bene in realtà questa sai data. Spinning forse è un po' lento. C'è da dire quella cosa. Potremmo... no, è... è partito lui sul play, molto forte, ci sta. Non è che possiamo avere sempre la mano perfetta. E lui può sfigare sempre con le lande. Mono Red Goblin era tanto che non vedevo qualcosa che non fosse mono Red cool Dota. mano è rischiosissima secondo me, perché cioè non è che sia proprio credibile. Però abbiamo un removal. Non lo so, mi fido di quello. Prima siamo morti dal suo drop a 1. Secondo me, ok. Ah, Boggiuca Bog, Save Target. Eh. E facciamo un vice seed così nelle prossime siamo sereni. Vai pure, dopo abbiamo un removal. Comunque c'è Bargain che ci permette di, far, di pescare due andiamo a the storm qualcosa da uccidere alla velocità della luce vai tocca a te aia la mia serie prima o poi si distruggerà va bene si sì. facciamo questa ma credo che a fine turno farò un bargain su una delle mirande che è una cosa orribile da fare però... In realtà vendono altre due. Cioè è orribile perché comunque ti fanno slando con zero value. Paga eco. Ok. Se fosse almeno dispute ci devo al verde. Guadagno zero. Ok. Ok. Molto carino, facciamo un blocco e wellspring. Direi qua nausea è molto interessante. Doppio weather, vai tra l'altro. Unexpected funks e eh, che palle, quel coso! Unexpected funks eh, non è male eh. doppio sledder prendo due allora noi qua facciamo una perché è una sorcery e, ah no minchia mi uccido pure il mio pezzo vabbè se lui è risposta fa cose noi facciamo un expected però in realtà vorrei fare questo funk su questa gurmagio ghio so fare una weather the storm ok Tutte le creature, non è solo le creature dell'oppo, ah, quando muore fa il token. Niente di che, io guadagno 6, vado a 22. Ok, ora fai risolvere. Vabbè, io faccio Wither destro perché tanto qua non c'è niente da fare. Vai, guadagno 6 metto una carta al cimitero per Gurmag va bene vai pure non oh, ho letto bene comunque dopo possiamo fare rana più fangs certo dopo possiamo fare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 sì possiamo fare rana più fangs senza troppi problemi bello anche questo dopo possiamo fare cast lui Che comunque ok, always heal Rana. Così quasi qua gli faccio weather sopra. Comunque va da 29, poi ne parliamo. Dopo faccio Funks. Vai. Stiamo a 29. Posso anche prendere sto giro per evitare che faccia casini con il suo Goblin Shredder più Bolt sulla mia rana. Che vorrei tenermi. intanto non si salverebbe comunque da doppio Bolt. Quello è ovvio. Ah, lo sa chi per mettere va bene. <coughs> non paro, credo. Che se lui fa Pompo, sparo. È morta la rana, è morta comunque la rana. Cazzo, era proprio un 5 da anni quello. Vabbè, mi chiama. Li produce lui gli, shred, gli Sledder? Sì. 3 a me. Vai. Sta popesco. Avenging Hunter non è proprio il pezzo che avrei voluto vedere. Nel senso che adesso gli diamo la possibilità di fare iniziativa. Ma poi abbiamo sempre Fangs dietro. Sì. Always Shield. L'iniziativa non è bello, ma non posso stare a prendere tutti gli attacchi perché, sennò veramente non, non andiamo più a casa. Cioè, sì, andiamo a casa morti. Foresta. Vai. Tocca a te. Non credo di bloccare anche qua per non prendermi un bolt sul pezzo. Perché voglio fargli fangs sopra. Va bene. Prendi iniziativa. Ricchiosissima sta mossa, è veramente... Se non fosse stato che mi ha tirato Granata Goblin su Segur Magangler, porca Eva. Cacchio, a pensare che avrei potuto fare Funks, però, boh, non mi sembra una brutta... Cioè, non mi è sembrata... non, non ci ho proprio pensato a Granata. Non mi, non mi ricordo mai che è legale. Va <coughs> bene, montagna. Ok, stop pesco, posso dire anche basta? Ti prego, non farmi doppio volte sopra, perché sennò veramente hai pescato al top. Vediamo. Fireblast. Porca Eva. Incredibile. E morirò dalla mia iniziativa data in mano ai goblin probabilmente. Eh, vai, comunque abbiamo degli out. Ma non così forti. Beh, Cryptraz lo vedo forte in realtà. Dobbiamo recuperare l'iniziativa, però, va bene. No, oh, che palle. Moves into forge. Eh, questa roba dell'iniziativa. Ci va un po' addosso adesso. Due segnalini sul token è il terzo quarto Sledder. Si sì. nausea, e eh, nausea non fa nulla secondo me adesso però nausea non fa proprio nulla adesso prendo 5 Altro Sledder saccherà Voldare in Epicure. E vai! Eh, l'iniziativa è stata una brutta mossa da parte mia, ci sto, lo accetto. Ok. A 1, faccio il quinto, goblet. ho vinto. Si fa il... Ok. Va bene. 5 a me va da 6. Molto whisper. Eh sì, quell'iniziativa è stata una mossa un po' scima ma poi veramente comunque ho pescato il male. Forse l'errore più grosso è stato su Gurmag e Unexpected Funks. Quello forse mi ha fregato più che il resto delle giocate. Però vabbè, non sono proprio soddisfatto di questa cosa. Abbiamo visto una buona quantità di terra. Vediamo un po' le prossime partite come vanno. Iniziare così è proprio una schifezza. Allora, siamo sul play perché MTGO sa che ci serve. Molto gentile MTGO, apprezziamo. In questa mano è keepable Facciamo cadni garden Vai vediamo un buco speriamo che non sia un altro un buon red no mi sa di no è un mazzo dove ci servono i removal però occhio che croce potrebbe essere tipo famigli facciamo un prowler e passiamo Beh, Doppio removal ce l'abbiamo. A meno che non sia una nuova versione tipo di Teachings col bianco. Nel qual caso i removal fanno veramente schifo. E ne ho appena pescati due. Spero in famiglie grande. Cioè, meglio. Eh, secondo me, qua possiamo fare. Arca miseria! Non ho visto che aveva messo al cimitero la Deep Analysis. Se no, facevamo subito un ottimo Bojuka Bog vai beh in realtà si fa bog adesso fa 9 carte in mano quindi tanto quanto adesso facciamo editto più bog gli tagliamo due pezzi direi Tu. cioè nel senso una creatura e il chess che non è male save target 2 shield vai attacca con tutto tocca a te Devo riuscire a mettere dei segnalini su quel Crypt Rats oh, Faithful Snap su Crypt Rats Va bene Muro Allora Qua possiamo fare Che tu Sacrifichi mi fa un counter per gli tiriamo cast down su muro vabbè proviamo comunque a tirargli cast down su muro mi rimbalzo e bo giuca bog attacco vai attacco sempre anche con la pianta per mandare un segnale chiaro e deciso con questo matchup iniziativa non mi sembra affatto male secondo muro 1 2 3 4 5 mm. allora blood fountain non è malissimo perché ci permette di ciclare via questa foresta bruttina Proviamo a fare un Cryptaraz. Che adesso con in campo anche Blood Fountain se dovesse counterarlo, non lo countera. Perfetto. Attacco a ah, due muri, li abbiamo portati via del tutto. Vai. Se dovesse essere necessario usare Cryptaraz, in realtà mi va anche bene perché tanto io pesco una carta e poi recupero le figurine dal cimitero. Quindi, ok. E il terzo muro. Potremmo fare del... Eh, interessante questa figurina. Attacco. Terzo muro. Pesco due. Tanto pesco comunque poi si sa questo coso se io facessimo 3 danni a tutti i pezzi tanti qua vanno bene meno uguale pesco una volta whisper non proprio una bella figurina da pescare però facciamo un endrop abbiamo attivo editto di cher 1 2 3 4 5 6 7 proprio giusti e abbiamo mangiato Triplo muro, dobbiamo mesigliarglielo Perché tanto poi lui può andare a prendersi Mortuary Mire, che non è proprio bellissimo per noi. Ti Proibit mi ha tirato uno e uno snap a 4 fate i paralysis. No, Archeomancer che riprende Proibit mm -hmm. va bene. A questo punto noi facciamo tac-tac-tac così riprendiamo Cryptrax e lo rigiochiamo mentre è tapped out e vai potevamo andare a fargli fare saccare un pezzo in questo spot forse era meglio mm. Che adesso il suo proibite è due mana contro i nostri sette che fa un po' schifo per noi. Mm -hmm. Sei Drifter. Quindi qui lo blinchi. Blinchi do, blinchi do. Non lo blinki. Mortuary Mire che dicevamo poc'anzi riprende drifter ok poteva attaccarci qua che tanto non paravamo mai e poi mai prowler secondo me qua gli tiriamo oh ma che bravo che sei tatone che ti le spella cazzo vai to muori ok Diciamo Prowler 2.0 e meniamo col Ratto In realtà dovevo tappare col Gary Perché tanto non posso usare il verde per l'abilità di, di Ratto Quindi insomma Va bene 3 Che ci proponi? Drifter da Pesco 2 Drifter Pesco 2 è forte se fa anche rimetto in cima Archiomante è più forte. Turn off perché se fa Blinco in realtà io faccio due danni, pesco una carta. Tu ne hai pescate due ma ti abbiamo bruciato anche un Ephemerate. Ok. Morto a rimare in cima. Eh. Portore Mai gli fa riprendere una carta, questo è fastidio, però gliela fa mettere in cima. Questa carta è bella, quindi noi facciamo Deadly Dispute qua sopra. Ci rimbalzeremo, porca miseria, Bojuka Bog. E passiamo. Vai. Doppio removal, bravi, bravi. Bella pescata. <coughs> Andare a rimettere in cima Archeomanzio? Immagino. Beh, oddio, forse Drifter non è male. Beh, però Archeomante che rimette in cima Effemerate, che ripiglia Ephemerate forte. <coughs> Beh, non lo riprende proprio. In realtà, tre carte per te. Facciamo così. Ok, l'hai fatto. Vorrei toglierti tutti gli effimeri dal mazzo. E anche dei, delle belle carte dal cimitero adesso tra l'altro. Non male. archeomante in mano. Noi facciamo Deadly Dispute su questo. Bello. Facciamo Bog, via. Facciamo Hunter che abbiamo un bel clock e lui è proprio a 5. Prendiamo una zwampa e passiamo. Lui è proprio a 5. Può fare un arcovante che non riprende niente. E noi comunque abbiamo un editto, due editti al cimitero: 1, 2, 3, 4. 5 6 7 8 9 questa figurina è la fatta la fatta per Trample che comunque insomma non sembra male si sì. ah oh, perfetto concede beh gli abbiamo tirato di tutto ci sta allora Dures Dures Nils Spellbomb mi piacciono forse anche Return to per togliergli la carta dal cimitero ma non sono proprio sicuro. Allora, Suffocating Fumes. Via. I muri sono tre. Quindi anche Spinning Darkness ci può stare. Gurban Gangler, ok. Cenere di. Oddio, mi sembra tutto bello. Devo tagliare qualcosa. Fangs Ne abbiamo due da tagliare. Due da tagliare. Allora, ho. Oh. Vabbè, un Re con Bargain. Che sì, ben, comunque 7 carte che pescano. Più i 4 West. Quindi siamo a 11. Forse un Cryptraz. Ma mi sembra troppo forte da tagliarlo. Effettivamente. Forse una Spinning Darkness. Perché è lentina. Anche se in realtà è un bel drop a 0. Dopo vediamo. Se, se c'è un G3, la rimetto. Taglio un Editto. Però sul play, forse era più forte tenere Editto. Scusatemi, sul draw era più forte tenere. No, che cazzo dico? Sul play, Editto e sul draw. Spinning darkness. Però devo mettere tre carte nera al cesso. E se ti bruci un editto contro questo matchup, è bruttino. Quindi. Tanto comunque l'ho pescata. Eh, va bene, Kippo Kippo, perché abbiamo delle cose. Kippo. Anche lui tiene a 7. Ma no, abbiamo Bog. Che attenderemo a fare. Perché tanto abbiamo Snuff Out. Pronto lì. Bello che ci guarda subito come azione turno 1. Vai. C'è stato un brevissimo momento del meta in cui la gente diceva di bannare Snaffout. Non ho mai capito questa cosa. Brain, no, l'encycling sarà. Sì Ok. Va bene. Attenzione, risposta, prendo mana, che puoi farlo. È una, è una cosa che si può fare. Non lo fai, va bene. C'è un prowler. Che rischia di farci pescare comunque tre E guadagnare due vite Che non è che siano essenziali Però Muro E il primo è andato Facciamo Prowler di nuovo Qua sarebbe forte fare Bojuka Bog Beh, quasi quasi la faccio sì, forse potevo aspettare però Attacco, vai. Avere le lande stappate è sempre una roba molto piacevole. Cioè avere le, le lande in sequenza giusta mi piace. Forse lo valuto addirittura di più Che fare le giocate. Cioè fare la giocata valio, Qua cosa fai? Eh cazzo, ma serà forte da toglierti dal cimitero. Peccato. Ah, credo che pescherò 3 Pesco 3, guadagno 2 Landa del turno l'ho fatta, vai E abbiamo attivo un ottimo Spinning Darkness Senza che ci sia Changers al cesso, giusto lei? Top 3, quindi devo fare comunque prima Darkness va bene Se. ok vai non voglio avere blocchi in mezzo alle palle e quella carta lì deve andare al cesso prima di chainers Dagli un clock credo che sia una cosa abbastanza importante motivo per cui Faccio disputa, ma la farò sulla terra. Che voglio tenermi questi Vero che pesco uno in meno, però. Voglio che quel dip analysis sia un problema. Cener va bene. Lui ha 6 in mano, che non sono proprio poche. Analisi: faccio disputa cast down qua. Ok. Va bene. Dovrei andare in discard. Sto pesco ti mando a 3. Wellspring, veramente bella come carta, perché con dispute... Ne sa. Ma lo sappiamo tutti. Beh, lui proibit qua... Non... Ok, può avere snap su questo. Ok, concede... In realtà poteva pescare snap, ma poi probabilmente non poteva farci niente indietro. Quindi va bene. Beh, il matchup non mi sembrava tanto a favore suo, se devo dirla. Quindi in realtà abbiamo preso un matchup che secondo me era a favore di Oppo, un matchup a favore nostro. Ci sta. 1-1, vediamo il terzo game. La fortuna con i dadi non ci abbandona, siamo sul play, quindi iniziamo noi. Keep. Stama, questo mazzo comunque ha più mani kippabili di quello che mi aspetterei. Comunque avendo 6, 7 tapland, barremur non l'abbiamo ancora mai vista, ma c'è. Riusciamo a fare delle cose lo stesso. Qua. Uh, devo fare Golgari Rotfarm non mi fa impazzire ma se voglio fare Cryptraz di terzo e vorrei farlo, beh non so se voglio farlo però voglio lasciarmi aperta la possibilità in realtà tanto così di turno 2 abbiamo la possibilità di fare sia Blood Fountain che altro ma anche questo facciamo calmi che questo è molto buono con il nostro Deadly Dispute Ah, Cryptroths carta forte nel matchup Anche perché lui ha tanti X1 Vediamo midrange contro midrange Vediamo un po' Qua il primo che fa iniziativa è un casino eh? uh -huh. No le lande diverse Vabbè qua Cryptroths secondo me Ne sa Allora <ride> faccio... beh oddio non lo so forse meno ma forse facciamo che siamo aperti di removal per i suoi effimeri e di deadly dispute a fine turno su quel prowler che vorrei usarlo per pescarci due ok non è anche a fine turno mi evito un danno faccio deadly dispute pesco 3 ah prima ok 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 ho sbagliato ho sbagliato cioè anche se è bloccato non se muore perché blocca ok 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 ho sbagliato va bene ora lo so mm -hmm. Qua possiamo fare terra, blood. Se mi fa bojuka, bog. Non credo di sbattermi troppo perché quella, quella fontana vorrei tenermela per <coughs> um, Creeperats. omen of the dead. Va bene, <coughs> vai a riprendere quello, ok. Il problema è se è la versione con le core sky fisher con le belle menate lì Prendo due Forse scarto Golgari Rotfarm un po' No, probabilmente non scarto, faccio... Che mi mangio Blood Token <coughs> Va bene. Scarto... Cioè faccio Reconer su Blood Ok Va bene comunque lui ha 7 carte in mano sono proprio poche poche ok snuff out molto bello evitiamo di farlo adesso solo per non prenderci in testa un um, effimerate che vogliamo evitare su questa vai Abbiamo dei blocchi per il suo cane L'angelo, vabbè Non è ancora il momento di ammazzarglielo Prepariamo il cane Forse possiamo tirare un cast down su quel coso Il problema è che così giochiamo un po' sopra Cioè Va bene, è andata bene Bog mi ha detto che va bene, non, saremmo, non avremmo sofferto troppo la cosa. Eh, Corskai Fisher. Korskay Fisher è fastidiosa. Riprende Omen. Allora, bargain su tesoro. Ok, abbiamo dei bargain, eh? non è che non li abbiamo. E ho già fatto la randa Che sbatti Vai Il giro di Corskay Fisher con Omen of the Sea è molto forte contro di noi Dobbiamo pescare Bojuka Bog Per uscirne un po' Ok prendo due Un altro Overseer Si sì. potrebbe essere arrivato il momento dei Cryptrats eh? Ok stappo pesco non male, cioè sono tante vite in realtà. Vai. Perché abbiamo pescato ancora Bog. Forse posso permettermi di fare bargain su questo. Non è ancora quello che volevo. Eh sì. Veramente fastidiosa sta cosa. Sì, facciamo un riposo, uno snuff out a fine turno, credo. Chierico. Eh, va bene. Mangiratti, va bene. Eh, lui ha incastrato veramente tutte le carte che poteva incastrare per darmi fastidio nel mirror di, di midrange. Bog, se fai Omen of the Dead in risposta ti mangio Skyfisher, lo fa. Quindi facciamo risolvere il suo target e noi facciamo questo qua sopra. Lui fa Ephemerate e noi facciamo snuff out qua non è pazzesco perché comunque abbiamo perso 4 vite però lui in più ha perso anche un effemerate ok riprende quello va bene noi qua possiamo fare i core wellspring pesco poi faccio reconners su wellspring devo ancora fare la randa No, l'ho già fatta. Ok, e passiamo. Però, teoricamente, il giro di... di Core dovrebbe essere... Cioè, nel senso, potrebbe averne tranquillamente un altro. Quella Core lì l'abbiamo tolta. Sì. Su Fugiti in Fumes, main deck, sarebbe il momento di pescarlo. Mazzo, te lo dico così, spoiler. Sì... Va bene. Bella venging gigante re eh, però Chenier's qua. 2 3 4 5 6 7. Chenier's qua. Dopo possiamo fare hunter protetto con snap teoricamente, vai. <coughs> Va bene, scrai 2, vuol dire che non hai mai uno Skyfisher per ricominciare il giro. Eh, penso, a fine turno. Tut, tut, tut. Vai. Siamo a 6, non tantissimo, non pochissimo, medio. Ok. Quindi lui prende l'iniziativa. Hmm, dobbiamo trovare un modo per togliere sto paladino, perché vogliamo fare l'iniziativa anche noi. E tu noi siamo a 6 Allora Fangs è una carta Per recuperare il fatto di essere a 6 Doppio Hunter hmm. Wellspring Tutoriamo un ottimo pezzo prendo questa faccio questo tocca a te eh, abbiamo un altro hunter però lui removal effettivamente non ce ne ha ancora tirati quindi insomma non proprio bello Riprende l'iniziativa lui, cimena, fa forgia, va bene, non siamo ancora morti. Se è un altro paladino siamo morti. Eh, però lui ha visto... Eh, la madonna. No, ha visto veramente molto meglio di noi. con Quella Skyfisher ci ha portato via un sacco di risorse, di vite. Sì, vado a tre. Però è che poi lui può fare iniziativa indietro senza troppi problemi. Okay, diventa un 5 Traven E dobbiamo trovare un pezzo bello Ah è fin merito Ok ok, okay. va bene Va bene va bene No no eh, non ci stiamo Non ci siamo stati dietro Cryptraz ha fatto il suo Però non era abbastanza forse era La doppia di Spellbomb Per il giro di Skyfisher E credo Basta in realtà Forse le duress Per non beccarci le movali in faccia Però tipo Ma in realtà su Fugettings non mi dispiace Forse le dures sono una oversaidata Spinning Darkness tolgono praticamente tutto quello che vogliamo togliere La gurma che è un po' me Secondo me in questo matchup Ma le Spected Funks Non mi sembra proprio del matchup Dai, teniamo... facciamo così Vediamo. Uh, oddio. Vabbè, keep perché ho volte da saccarmi con questo. Passo. Vabbè. Doppio removal. Insomma, ho visto mani migliori, ho visto mani peggiori. Sì. Bog non è male vai uh -huh. che fai? Mm? eh? Mm? Mm? Sì. sono a 6 andrei a 5 poi 7 mangiamo questa creep rats, buono vai questo deadly dispute è mana neutral per adesso vi di tirarlo in realtà Sì, cicli fumi. Ok, Companion. Va bene. Sì, qua qualunque cosa tu faccia non è che mi interessi proprio particolarmente. Noi facciamo editto sul tuo pezzo ciclo. Prima volta che vedo Barren Moore. Ok. Sì, eh, boh, facciamo Cendrase Edit qua. Vai pure tocca a te. Ok. Golgar Roth Farm che rimbalza Bojuca Vai. Dopo facciamo dispute sul tesoro. Eh vai, ok. L'hai fatto. Sì in realtà posso evitare, posso tenermi in mano, eccolo qua, infatti. facciamo ratti, se lui fa move al noi possiamo fare bargain. Ok. A 5 faccio vampira. Va bene, non hai ephemeralit open, quindi ok così. Bo' giuca sulla tua vampira. Attacco. Potremmo fare anche Calny Garden per avere un target buono per questi due cosi. Però fa niente. Credo di mangiarmi tesoro adesso perché in mano sto finendo un po' il gas. Beh, Fangs poteva essere forte con Cryptraz in realtà. Vabbè, non ci ho pensato. Mangio un tesoro per fare un tesoro Pesco due Stappo pesco Facciamo calni garden Per stare sopra il suo editto Non mi sembra Brutto Wellspring Pesco Fontana che mi scarterà Una delle queste tre terre Che sono una palude Ok Meno Probabilmente adesso faccio no, facciamo c'ho bargain qua. Ok, doppio editto, non proprio incredibile, se posso dire. Scarto, pesco. Vai. Una buona quantità di terre. Mi fa iniziativa? Va bene. Iniziativi, eh, un'iniziativa è un cazzo di casino. Adesso, vabbè, che noi abbiamo editto per togliergli il pezzo anche sopra Fimerate, però mm. editto qua. Poi facciamo Wellspring. E facciamo l'anda stappata per recuperarci i ratti una faut carta bella vai vai ho detto vai ok non possiamo menare cioè nel senso possiamo ma non facendo danno non rubiamo iniziativa quindi tanto vale sì. scry 2 ci sta io in mano ho doppio removal uno di quelli si può fare a zero triplo con seniors quindi non male però lui ha simpatiche sette figurine nella mano, insomma, non è che siano proprio poche. Pesca. Ha fatto top bottom, veramente ha pescato questa. A due. Paradino. Vabbè, eh, se mi targhetta Cryptraz ce lo ripigliamo. No, hai detto... Eh Sì. Credo che ce lo ripiglieremo adesso. Tipo okay. sapo pesco. Diciamo, volta dei sussurri: Cenercedith su di te. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. In realtà. Credo di fare cast down qua. So che si è rimbalzato Bog lui, quindi non proprio una mossa da campione la mia. Ok. Di mettere un altro Cinesis al cimitero. Ratti, vai, pure tocca a te. beh, porca Eva ah, un altro cast down lui e diventa problematica quell'iniziativa se non riusciamo a gestirla eh? può diventarlo che palle riprende Paladino. va bene eh, poi si accorgo questo coso qua è gigante effettivamente eh sì ho sbagliato ho sbagliato mi sono fatto fuori dei removal inutilmente giocando sopra su Ephemerate proprio sbagliato allora qua pigliamo l'iniziativa ok molto male vai pure tocca a te mi farà un 4-1 con minacciare nero tra l'altro il nostro Snaffato non uccide va bene e finché me ne ritirati tirati uno Vediamo un po' cosa hai effemerate. Ok, non c'era effemerate. Questa cosa è positiva. Ora vediamo di capire una carta in mano per te, una carta in mano per me. Avenging hunter bella figurina. Diciamo Lost Soul. Lost Cave, come cazzo si chiama? Lost Well, perfetto. L'ho visto proprio tutte, l'ho detto. E sono belle entrambe Scry 2 Scry 2 Ma questa toglie, Non toglie non nera Quindi sotto no, Facciamo sotto sotto Cerchiamo tipo O oh, una removal eh, Quel pezzo lì a me ho... Io faccio passare quello con minacciare Parlo altro Potenzialmente Ah no ok Stavo dicendo Mi chiamo un removal Sì vai però è che poi gira 10 vede 2000 carte quindi insomma cerchiamo un removal lui ha fatto scry bottom tutte e due eh, ma non aveva removal se non faceva scry perfetto perfetto concedi eh, ha pescato il terzo cast down e ci ha massacrato noi pescavamo un altro carni garden snuff out un po' male, un po' male questa partita, meglio il suo midrange sembrerebbe, però vabbè, ci sono ancora due partite per fare 3-2, quindi ci sta, basta vincerle tutte, easy. Allora, adesso metti giù proprio, ci dice vinci una partita perché ne hai bisogno, e siamo sul play, mullighiamo questa mano, e questa mano la possiamo tenere, sì, che Cacchio mette sotto? Cre... Uff, mettere sotto l'iniziativa un po' mi scazza. Credo di mettere sotto Critraz. Calni Garden goo. Contro cosa siamo? Vediamo. Ok. Foresta Muri, siamo contro muri. Ok, questa carta non serve a molto. Prossimo turno ci facciamo un ottimo deadly dispute su... Turn off. Su Plant Token. A meno che non ci sia un target bello per cast down, ma credo che possiamo aspettare. Elfi, Allora su Fuchetti in Fumes potrebbe essere meglio di quello che pensiamo. E come dirti di no a un Gran Quirion Ranger? Certo. Bene, vanguard va bene. Ok, sta popesco, faccio terra. Vai. In the doubt lo tiriamo adesso per evitare che succedano cose. comunque comunque abbiamo portato via un po' di roba. Elfi, Vanguardia, abbiamo ancora un cast down ottimo per quella figurina. Hmm, credo di togliergli comunque Vanguard. Allora, facciamo cast down qua. Spinning Darkness qua. Ok, stap. Allora, è tipo blossoming qualcosa. Vines! Vines. Facciamo questo cancel. Ok. Allora, noi qua possiamo fare? Boguca Bog Qua. Credo di togliergli questo. Perché un altro cast down gli togliamo questo senza troppi sbatti. Facciamo Blood Fountain e vai pure. Vai. Devo fare prima removal, poi vabbè, sì, non ci vedo niente di drammatico, però era più giusto. Barren Moor, vediamo se peschiamo un removal, ciclo, può avere un'altra protezione. Non è un removal, è una bella carta, però beh, lui qua deve attaccare per forza, perché non vorrà toglierci l'iniziativa. Rolanda vai, un dispute sul block token che non è male, ma ci ha fatto Rolanda quindi questa non nah. da più 4 più 4 sto successo, né? va bene prendo 2 3 scusa prendiamo 3 ok Lui tuttora landa, quindi in questo turno in realtà non fa niente, ha in mano due carte. Wild well Wisher, poteva farlo pre-combat. Facciamo Tac Tac, facciamo Dispute qua, che mi tengo il Blood Token per cercare un altro removal. Allora, Chainer's Edict non è malissimo, non è entusiasmante, però piuttosto che niente, vai. si toglie quello, Blood Token scarta questo attacchiamo faccio dello Scry e comunque appoggiamo un pezzo con Detach che non è proprio scarso eh, direi Lost Well qua Scry 2 Roller ancora sopra. Che poi volendo possiamo andarci a prendere con Blood Fountain. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ancora siamo lontani di un mana. Vai. Pazzo contento. C'è Forte in bloccata su Elvish Vanguard. Comunque. Sì. Una carta in mano per te. Qua e vai. Qua lui farà scry anche lui. Sì, non mi fanno pescare quei prowler in difesa, però mi sembrano dei trade sempre buoni. Ah, metti di più uno più uno. Mm -hmm. Beh, 3-4 in realtà tanto dopo li metto davanti sempre un pezzo con dead touch ok si sì. oh, oh. ok 7-8 siamo a terra Riprendo questi due 1, 2, 3, 4. Facciamone uno. Vai. Ok. Quindi beh, lui si è mangiato una protezione lì che a me va molto bene. Adesso può fare una trappola. Vado a 11. Non esagerata come cosa. io poi riguadagno l'iniziativa 1, 2, 3, 4, 5. Se pescoando faccio anche Hunter di nuovo. E posso menare e se vuole parare mi fa anche pescare. Quindi è buono. Potrei anche decidere di pescare e basta. Cioè di menare e basta. Che alla peggio gli faccio removal e poi faccio Avenging Hunter. Ma lui sa che ce l'ho, quindi sta cosa funziona un po' meno. Ok. Mm. Allora noi qua andiamo in iniziativa secondo me. Prima meniamo Prima meno. Lui blocca, mi fa pescare una figurina. E gli porto via un pezzo comunque. Se non blocca vado in iniziativa e ce la giochiamo un po' avanti e indietro. Ok, io pesco, tu guadagni due. Terra. Blood Fountain. Ok, facciamo... Lui. Tu hai una carta in mano, noi qua possiamo fare arena. Qual è quello che mi dà... Godo stash Facciamo stash E facciamo anche Prowler Ok Easy Easy peasy Tocca a te Poi vabbè Dobbiamo fare il 4-1 Che non mi fa particolarmente impazzire Però è un bel blocco 6 Già spera 2.0 <coughs> Può pescare 2 Va bene Ok Una landa e Basta Ok Facciamo un 4-1 Oh Bello Crit Cominciamo da Una Wellspring Candy Garden un sacco di blocchi, secondo me lui non ci piglierà mai più in realtà. Toh. Bello Cryptraz, ma in questo momento non mi serve particolarmente. Bah. Toh. Vai. Una carta in mano per lui. Cinque a te, vai pure, dopo facciamo l'ultimo capitolo di iniziativa che di solito ti fa vincere le partite. Vediamo cosa troviamo. Detto che possiamo anche fare Cryptraz. eh. Post combat faccio Crypt, Rats, cose Distant Melody da 4 Sì, forse è meglio iniziare a farla perché, Il problema è che lui ha un 4 Che vuol dire che ci portiamo via tutti i nostri pezzi Che non mi fa particolarmente gioire Però noi cominciamo ad attaccare Questo già a minacciare Questi sono 4 che passano E poi lo uccidiamo con i Ratti magari sì beh anche ratti da uno adesso. Non lo vedo proprio comodo lui, eh. Un hunter. Direi che ce ne erano due. Vegliamo un attimo la palude. Ok, perfetto. Allora contro Elfi doppia nausea. Basta. Credo sia tutto. Forse possiamo mettere delle durer per le sue spell che va a mettere, però. Non incredibile Gurmag viene ciampata In ogni modo sia possibile E ragionevole pensare Fangs può essere ok Per recuperare dei brutti spot Togliamo una Bargain Cioè un Fangs lo voglio lasciare Prima l'ho tolto Non mi sono trovato così bene Con questa 6 data E diciamo che abbiamo trovato un Monored E ci abbiamo perso Ma non era il Monored normale Nel senso che faceva veramente Troppi più pezzi di quello Di cool Dota E dava tutti sopra l'uno E... Non abbiamo ancora trovato Affo. Che non ho idea di come sia il matchup. Ma teoricamente questi mazzi che troviamo anti meta o che si lanciano in queste versioni strane di iniziativa sono studiate per prendere affiniti e giocarci in maniera decente. Mettiamola così. equipo, perché ho doppio removal. Non ci piace. Doppio removal sui pezzi giusti. Secondo me contro Elfi è abbastanza buono. Tipo, questo non credo sia un pezzo giusto. Però nel dubbio facciamo un Calli Garden buono per uh, fare turno 2 Deadly Dispute e Snaffout Open. F6. Ok, Well Wisher non mi sembra incredibile, se posso dire la mia. Eh, beh, il Birchclor è un bel pezzo, però vediamo, perché qua non lo so, vorrei evitare di tirare... Cazzo ti provo a pescare su fuochi. Nausea. Eh, Blood Fountain. Non è nausea. Vai pure. Beh, abbiamo pescato due belle spelle, una in fila all'altra, se posso dire, però. Sì. Lui è da uccidere. Lui è molto da uccidere. blocco qua vedo dispute su questo fangs vai se hai boh, tipo un proteggino poi lo spaccheremo dopo con down, va bene è un proteggino non sono felicissimo però va, tanto quanto se sì. Ok, Cast Down 2 mi sembra molto buono in realtà. E ci scarteremo uno dei due bog col Sì. Certo, col token di Blood Fountain, secondo me. Dopo, vai. Beh, il tuo board sono degli 1-1. Io ho tre carte che danno meno 1-1 meno a tutte le creature. Vorrei pescarle. Il tuo board sono più uni. 1 Mi sembra incredibile comunque. Va bene. Ok, eh, scartiamo Bog. Facciamo tipo Icor Wellspring. Oh, bello, Prowler, molto carino. Ma credo di fare bargain. <coughs> Dopo, no, Va bene sta a Prendo almeno 4. Secondo me, la pelle. A se è a 30, può minare anche con tutto. Secondo me, non ci fidiamo. Noi non vogliamo minare con più di 3 pezzi. Va bene. Grazie, signore di Elfi. Che fai? Che ci proponi con la monocarta in mano? Niente. Noi facciamo così. Bargain su questo. Guadagno 2. Pesco 3. Ho fatto quasi nebbia questo turno. Avenging Gunter si, sì, posso, madonna mia! Allora, facciamo, Prawler. che però abbiamo scoperto. Vabbè, gli impedisce un attacco, secondo me, perché non, non lo vedo particolarmente deciso nel volermi uccidere, cioè nel volermi attaccare con tutto, sì, questa sta diventando veramente fastidioso. Forse era il caso di togliere PS of Titania più che quella, però va bene. Dagni 4. Vai. Sì a 3. Ha ah, un Birch Clore girato. Ok. Forse non paro neanche con il mio guild coso Perché tanto poi dopo posso fare il fang sopra Paro tutto senza troppo sbatti Quindi insomma ci sta Allora editto di chainers Posso anche mangiarmi questa blood fonte con uh, reconer Facciamo così Le Vai Tocca a te. Io gli si è mangiato il 2-2. Eh, quella è una bella figurina. Troveremo un removal. Facciamo diventare un 3-2 life. Detach. non male. Forse potevo tenerli dietro per Vanguard questa. sta un po' a cazzo... Ah, meno di instant... Ah, disper... Eh, va bene, va bene. Ci sto. E eh, va bene. Devo tenerli dietro per questo. Beh, ma questa mi sembra un'ottima figurina. Ok, perfetto. Abbiamo vinto... Ci sta. Eh, mi ero scordato dei ratti. Mi ero scordato molto dei ratti. Poi abbiamo pescato due carte. Siamo sul draw per l'ultima partita. Vabbè, dai. Ho visto mani peggiori questa league con questo mazzo. Lui va a 6. Kid Renan, che cos'è il suo avatar di Brothers of War? E ok. Mish ah. È il prestigio di Mishra. Mamma mia. È stata una league strana, molto molto strana, devo ammettere, con un mazzo molto molto strano. Non credo lo giocherò ancora parecchie volte se devo dire la, la verità. Non mi fa particolarmente impazzire, affonti! Siamo un a 6. Ci teniamo Bujukabog Bog perché teoricamente è buono in questo matchup. <ride> eh, facciamo questa. Tanto. 4 return 4 eh, non 1 4 a 2 faccio questo va bello Sì, faccioranella no e niente eh, facciamo fare questo vorrei tenermi in mano la bog posso va bene vado 8 carte Buttiamo il CS Spinning Darkness perché in questo matchup mi sembra veramente brutto. Sì, sì. Anche lui fa Deadly Disputa. Certo. Sì, uno, due, tre. Una ranella. Non ho le paludi. Cioè. Sta roba è irritante, se posso dire. Facciamo Icor Wellspring Deadly Dispute. Non lo gioco sotto il suo. Orca devo fare prima Editto. Ho sbagliato. Comunque, no, non lo gioco Deadly Dispute sopra il suo. Sotto il suo Metallic Rebuke. Non mi sembra un piano della Madonna. Poi, se vuole tirarlo su questo, va bene. Ok, potevi tapparlo per tipo... Ah, niente di dispute, ok. Vai. Tocca a te. Noi dopo abbiamo un Pesco 2-3. Du... Sì. Blood Fountain, è infatti qua... Eccolo, Affinity, come lo conosciamo, come li vogliamo bene Quanto li vogliamo bene? Tantissimo bene, proprio un casino Cioè, eh, cosa, cosa posso fare io a questo punto della partita? Tutto molto sano Sì La Swampa Posso fare Swampa Snuff out qui Deadly Dispute, giustamente, che li gioca e eh, giustamente li vede. Cast down qui. Ok. E eh, vai. Comunque, cioè, in senso, è in vantaggio lui su di noi lo stesso nonostante il triplo removal. Forse fare le creature a zero è troppo forte. Bagniamo Mirenforcer, così. Frogmite può stare perché è un 2-2. E eh, come dirti di no? Un pezzo che mi fa pescare quando fa removal. Certo, pesco. Sì. Ok, allora, Icore. Dopo Icore facciamo bargain qua, pesco 3 potenzialmente. Ma non solo potenzialmente, facciamo che rimbalzo questa, tanto lui poi, giustamente, risposta a Boguca Bog si sì. attiverà la sua Blood Fountain. Anch'io ragazzi, tanti peschini che giocano più di noi. Che siamo proprio fatti per giocarne 2000. Via, e una wellspring Vai, tieni ogni volta tanto non cambia niente. Tocca a te. Porca miseria, 1, 2, 3, 4. Che palle, va bene. No. Mamma mia. Che mazzo incredibile affinity Incredibilmente noioso ma incredibile. E qua devo togliergli il 5-6. Tipo. Faccio 5, via 5-6. Eh, bojuca Bog. E eh no, devo togliere l'altro. Va bene. Eh, la madonna. <ride> fai davvero? E come se ne esce da questa cosa? Che così è, veramente complessa la situazione. Barghini qua per cercare di capire cosa fare della nostra vita. Va bene, vado a 16. Facciamo cast down. E, cioè, e cosa serve? Tocca, cast down qua. E poi facciamo terra, blood fountain. Prendo 6 e vado a 10. Tocca a te. Ok. E eh vabbè. E che ci possiamo fare? Possiamo cantare una canzone. Ken Q. Vabbè dai, a posto. Non c'è problema. Sembra tutto molto tranquillo, onesto. Allora, quindi Affinity sembra un brutto matchup. Modifichiamo le nostre opinioni Su questo mazzo Non mi faceva impazzire Non mi piace proprio Via questo Via questo Cioè mi sembra proprio beh, Lento Brutto Via Fanks Anter lo lascio Forse tolgo Prima volta che tolgo un ratto E una Blood Fountain Vai Vince contro i mazzi Con cui già vincerebbero i mazzi Che sono in meta Perde contro i mazzi in meta Non mi sembra una scelta pazzesca sopra Orzov. Cioè un 5-0 può capitare, ma non credo che sia un mazzo particolarmente interessante. Quindi voto per il Geddon per me è no. Ma magari a fine video lo ridiciamo, inseriamo quella piccola parte. Che poi voto per il Geddon. No, non vuol dire nulla. Comunque, sì, certo. Vai, cioè. lui qua ha già Dispute. Quindi il nostro Return to fa tendenzialmente schifo. Dobbiamo trovare la seconda landa stappata subito. Eccola lì, minchia. Però veramente, cioè, avercelo sempre deve essere qualcosa di fantastico. Vai. E' eh, cioè, il problema di, di, di questo mazzo di non aver Dust to Dust, non è che gli dici tanto. Sì, puoi fare questo che para i suoi mir bello, però... Cioè, questa creatura mi piace in realtà, non, non c'è da dire molto, però minchia, cioè nel senso giocherà piuttosto nella versione col bianco, che in realtà ci sono dei pezzi che quando entrano pescano, quindi l'amount di carte è già uguale, non c'è bisogno di non farlo bloccare. Di meno vai. Comunque gli abbiamo slandato una landa, la, la pescata ormai è control quindi quel piano lì non so più quanto funzioni, disputa su Wellspring e noi però è che non possiamo fare, cioè le nostre dispute sono sempre meno sicure, pesco una carta. Mm, sì, blood fountain eh, che ti devo dire va bene facciamo un altro di loro meno ok 16 buono centers che di... contro di me non l'ho capito particolarmente devo dire Sì, vabbè, dopo giochiamo fuori Metallic Review. Quindi non facciamo adesso remo, lo faremo nel nostro turno. Potremmo pensare di fare una Deadly Dispute per vedere se ha un counter. Ha due carte. Comunque ci peschiamo qualcosa. Lui non blocca, chiaramente noi abbiamo Detach. Potremmo anche decidere di stare indietro. Pesco due. Eh, che bello! Eh, che gioia. Bene, ne ho tolte dal, dal, dalla cima del mazzo 3. Eh, C'era la quarta Per fortuna Perché Sennò diventava un casino Deadly Dispute demonix Bargain Cioè Reckoner Bargain Vabbè facciamo una disputa Anche noi qua su questo Vabbè Non è Non abbiamo pescato nulla Ciclo, magari se peschiamo Bombetta adesso Diventa una partita vera di magic Non è una partita vera di magic Vai Tocca a te Possiamo anche pescare 3 sul passo per vedere Bombetta Ma il problema di Bombetta è che lui in risposta Si spacca Blood Fountain Che tanto facendo i pezzi a 0 Il mana gli avanza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Cioè no, adesso ne abbiamo 7 col tesoro Eh, ok Eh, va bene eh. Sì Certo Facciamo che sacco questo, dai Dobbiamo cercare sta bomba Oh. Tanto questo è inutile anche quando attacca adesso. Metallic Rebuke. Eh, ci sta. Ci ho giocato sotto. No, negate. Vabbè, ok, ok. No, con negate non avrei comunque potuto fare nulla. Va bene, pesc. Che palle, veramente. Quante ne ho pescate in fila? Sì. Non ho visto se ha pagato nero, ma ci sta. Possiamo pescare qualcosa? Vero? Ma siamo seri? Vai. Cioè, pazzesca sta roba. Eh. Incredibile. Tre volanti. Parlo questo. Incredibili. Incredibile, una botta di land così Cioè già il matchup non mi sembra pazzesco In più se peschiamo queste robe qua Come esci? esce? Stellina mm. Molto male Very very male Very, ma very very male eh? Deadly dispute eh, minchia, cioè se lui pesca i peschini e noi peschiamo le terre Però non è che ce ne andiamo proprio da tante cioè in realtà poteva essere qualsiasi tipo di match up in questo momento ma se io pesco ste carte e lui pesca quelle che fanno pescare non, non andiamo proprio da nessuna parte va bene Direi che alla settima terra di fila Posso anche permettermi di pensare di concedere Voto per il Geddon Secondo me scala da 1 a 10 Io direi un bel 4 Perché tanto non se la gioca bene con Monored E non se la gioca bene con Affo Quindi secondo me si può lasciare tranquillamente a casa Cambio che ho fatto Ho messo un Arms of Adara al posto di una Nausea Dopo il primo matchup con Goblin Brutto mazzo Brutta Lega Gol